La richiesta di influencer, hotel gratuiti e 600 euro per due storie. Il manager Basta Scrocconi, il noto influencer, ha chiesto non solo notti gratuite per lei, due amici e il cane, ma voleva anche essere pagato con 600 euro. Nessuno le chiese nulla. La risposta disprezzata del manager curato da Natasha Grbic durante la notte gratuitamente per lei, due amici e il cane, nonché un pagamento euro del XVII secolo in cambio di visibilità e storie di Instagram. Questa offerta imperdibile è arrivata a un albergatore a Roma da un noto influencer. Gli influencer di Scrocconi sono tornati. Una categoria a loro piace poco, per coloro che gestiscono un'attività con spese reali e non attraverso storie saranno pubblicate sui social network. Questa volta che l'albergo ha rifiutato la richiesta e decisero, considerando l'assurdo, di segnalarlo pubblicamente. La storia è riportata da Il Messaggio. Ciao, ho avuto l'opportunità di visualizzare il tuo sito e considerarlo in linea per l'arrivo dell'influencer del momento in Roma. Legge l'email probabilmente inviata dall'agente. La cash è 600 euro, in cambio del tag sulla storia di Instagram. Una richiesta che il proprietario dell'hotel abbia deciso di diminuire. Grazie per il tuo molto vantaggioso proposta, ma sfortunatamente non possiamo accettare. Preferisco investire quei 600 euro per nuovi servizi di cui gli ospiti paganti che pagano grazie ogni volta che lasciano il nostro hotel sarà in grado di utilizzare. Questa volta per l'entourage e l'influencer è andato male. La struttura li rimbalza. Grazie per la tua proposta molto vantaggiosa, ma sfortunatamente non possiamo accettare, inizia la risposta del manager. Ovviamente questa non è la prima richiesta che raggiunge l'albergatore. Siamo invasi da tali richieste. Fino a qualche tempo fa questi influencer, come li chiamano, volevano notti gratuite per loro e gli altri, ora chiedono persino soldi. Il nostro hotel è una piccola struttura situata nel centro che investe quotidianamente sui servizi per cercare di offrire agli ospiti un'esperienza da ricordare. Abbiamo affrontato la pandemia con il suo blocco, l'abbiamo superata con molte difficoltà e ora, nonostante i problemi economici, Face continuiamo a concentrarci sulla qualità. Molti dei nostri colleghi non ce l'hanno fatta e hanno dovuto chiudere. Il manager trova queste richieste una grave mancanza di rispetto nei confronti di coloro che lavorano. Facciamo fattura ai clienti tutto ciò che è anche delle tasse di residenza, cosa ci avrebbero dato in cambio notti gratuite e 600 euro? Appunto no, due storie di Instagram.